Il 21 giugno 1963 la fumata bianca proveniente dalla Cappella Sistina annunciò l'elezione del successore di Papa Giovanni XXIII, il cardinale Giovanni Battista Montini divenne Papa con il nome di Paolo VI. In occasione del 60° anniversario della sua elezione, a pochi passi dalla Città del Vaticano, nella Pinacoteca Poli, è stata allestita una mostra di oggetti personali di San Paolo VI. Per ripercorrere le tappe principali della vita di Montini, abbiamo parlato con il direttore e curatore della mostra, nonché grande appassionato delle vite dei papi, Ivan Marsura. La mostra è stata inaugurata dal cardinale Mario Grech proprio all'inizio del sinodo. E, è stata voluta per ricordare questo 60° anniversario dell'elezione di Paolo VI e anche e soprattutto per un po' ricostruire attraverso gli oggetti e alcuni scritti autografi un po' tutta la sua vita. Il Museo dei Papi è un luogo dedicato alla conservazione e alla condivisione della storia della Chiesa che offre ai fedeli la possibilità di avvicinarsi con devozione e curiosità agli oggetti personali dei pontefici. Quindi si tratta di recuperare tutti questi tasselli della vita di ogni papa e ovviamente renderli fruibili ai visitatori. Quindi è una, io lo dico sempre, una vocazione a far conoscere di più attraverso gli oggetti la storia della Chiesa. Passeggiando tra le vetrine del museo si possono ripercorrere alcune tappe fondamentali della vita di San Paolo VI attraverso gli oggetti esposti. All'interno della mostra ci sono dei pezzi particolari, ad esempio mi viene in mente l'ombrello con cui la madre di Paolo VI, del futuro Paolo VI, accompagnava i figli al santuario della Madonna della Stella, oppure all'altare della prima messa, l'altare dono dei genitori nel giorno della prima santa messa a Giovanni Battista Montini. Poi ci sono tantissimi altri oggetti legati un po' a tutto l'iter, a tutta la vita di Paolo VI. E abbiamo una talare da sostituto a segreteria di Stato, la casula dell'arcivescovo di Milano, la casula del Concilio, sempre del pontificato alcuni oggetti particolari come il martello e la cazzuola utilizzati per l'apertura della Porta Santa, oppure un calice con cui lui ha celebrato la notte di Natale del 72. Insomma, tantissimi oggetti che ripercorrono la vita di questo Papa. Il museo non è solo un luogo di conservazione, ma aspira a diventare un luogo permanente che contribuisca al bene comune. In questi anni abbiamo già organizzato diverse mostre tematiche sui pontefici. E speriamo che in un prossimo futuro questo progetto prenda forma, abbia una sede fissa e l'idea che ci prefiggiamo è quella di, una volta avviato questo museo, tutte le spese, cioè tutto il ricavo di questo museo, detratte le spese di gestione, che vada per opere di carità. Quindi un museo dei papi che possa contribuire a far del bene e a portare avanti un messaggio. Questa missione è un riflesso degli insegnamenti e degli ideali che la Chiesa ha abbracciato nel corso dei secoli. Condividere le risorse del museo per scopi benefici e la vocazione di incanalare l'eredità dei papi in un messaggio tangibile di speranza.